nome del popolo italiano, letto l'articolo 533 codice di rito, dichiara Barbarello Pierpaolo colpevole del reato di cui al capo 3, esclusa l'aggravante di cui all'articolo 7 decreto legge 152 del 91 e lo condanna alla pena di 2 anni di reclusione e di euro 2.000 di multa. Dichiara Balsebre Nicola Franco colpevole dei reati di cui ai capi 2 e 3 e ritenuta la continuazione tra i reati lo condanna alla pena di 5 anni di reclusione. Dichiara Basile Pasquale colpevole dei reati di cui ai capi 2, 3, 4, 5, colpevole del reato di cui al capo 7, riqualificato quale reato di cui agli articoli 110, 56, 319 quater codice penale e articolo 7 decreto legge 152, 91, colpevole del reato di cui al capo 11, riqualificato quale reato di cui agli articoli 110, 322 ultimo comma e 7 decreto legge 152, 91, colpevole del reato di cui al capo 21, esclusa la circostanza aggravante di cui all'articolo 416 bis comma 6 e ritenuta la continuazione tra i reati lo condanna alla pena di 15 anni di reclusione. Dichiara Biondi Giuseppe colpevole dei reati di cui ai capi 14, 15 e 16 e ritenuta la continuazione tra i reati lo condanna alla pena di 4 anni di reclusione. Dichiara Blois Vincenzo colpevole dei reati di cui ai capi 14, 15 e 16 e ritenuta la continuazione tra i reati lo condanna alla pena di 4 anni di reclusione. Dichiara De Luca Francesco colpevole del reato di cui al capo 18 quinquies, ritenuto il fatto commesso in data 5 febbraio 2011 e riqualificato quale reato di cui agli articoli 110, 56 e 610 codice penale e lo condanna alla pena di 6 mesi di reclusione. Dichiara De Luca Luigi colpevole del reato di cui al capo 18 quinquies, ritenuto il fatto commesso in data 5 febbraio 2011 e riqualificato quale reato di cui agli articoli 110, 56 e 610 codice penale e lo condanna alla pena di 8 mesi di reclusione. Dichiara Jacopo Agostino colpevole del reato di cui al capo 22 e concesse le attenuanti di cui all'articolo 62 bis codice penale, prevalenti sull'aggravante di cui all'articolo 416 bis comma 5 codice penale, lo condanna alla pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione. Dichiara Lamberti Corrado colpevole del reato di cui al capo 13 e concesse le attenuanti di cui all'articolo 62 bis codice penale, esclusa la continuazione interna, lo condanna alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione e di euro 900 di multa. Dichiara Montaspro Riccardo colpevole del reato di cui al capo 6, ritenuto il predetto reato commesso il 24 novembre 2010. Colpevole del reato di cui al capo 21, esclusa per quest'ultimo la circostanza aggravante di cui all'articolo 416 bis comma 6 e ritenuta la continuazione tra i reati lo condanna alla pena di 9 anni e 3 mesi di reclusione. Dichiara Nocito Mario colpevole dei reati di cui ai capi 2, 3, 4, colpevole del reato di cui al capo 11, riqualificato quale reato di cui agli articoli 110, 322 ultimo comma e 7 decreto legge 152 91, colpevole dei reati di cui ai capi 14, 15 e 16, esclusa per questi ultimi 3 reati l'aggravante di cui all'articolo 7 decreto legge 152 91. Colpevole del reato di cui al capo 21, esclusa la circostanza aggravante di cui all'articolo 416 bis comma 6 codice penale e ritenuta la continuazione tra i reati lo condanna alla pena di 15 anni di reclusione. Dichiara Occhiuzio Eugenio colpevole dei reati di cui ai capi 19 e 19 bis e ritenuta la continuazione tra i reati lo condanna alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione e di euro 2.000 di multa. Dichiara Pancaro Rodolfo colpevole del reato di cui al capo 8 e lo condanna alla pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione e di euro 600 di multa.
dichiara Polignano Angelo Silvio, colpevole dei reati di cui ai capi 2 e 3 e ritenuta la continuazione tra i reati, lo condanna alla pena di 5 anni di reclusione. Dichiara pugliese Francesco Paolo, colpevole dei reati di cui ai capi 2 e 3 e ritenuta la continuazione tra i reati, lo condanna alla pena di 5 anni di reclusione. Dichiara Servidio Cantigno, colpevole dei reati di cui ai capi 13 e 20, esclusa per entrambi la continuazione interna, colpevole del reato di cui al capo 21, esclusa per quest'ultimo capo l'aggravante di cui all'articolo 416 bis, comma 6, codice penale, e ritenuta la continuazione tra i reati, lo condanna alla pena di 12 anni di reclusione. Dichiara Sollazzo Alvaro, colpevole dei reati di cui ai capi 2, 5 e 21, esclusa per quest'ultimo capo l'aggravante di cui all'articolo 416 bis, comma 6, codice penale, e ritenuta la continuazione tra i reati, lo condanna alla pena di 11 anni e 4 mesi di reclusione. Dichiara Stummo Mario, colpevole dei reati di cui ai capi 8, 19, esclusa la continuazione interna, e 21, esclusa per quest'ultimo capo l'aggravante di cui all'articolo 416 bis, comma 6, e ritenuta la continuazione tra i reati, lo condanna alla pena di 14 anni di reclusione. Dichiara Zaccaro Marco, colpevole del reato di cui al capo 21, esclusa l'aggravante di cui all'articolo 416 bis, comma 6, codice penale, e lo condanna alla pena di 9 anni di reclusione. Dichiara Zito Giuseppe, colpevole dei reati di cui ai capi 2, 3, 21, esclusa per quest'ultimo capo l'aggravante di cui all'articolo 416 bis, comma 6, codice penale, e ritenuta la continuazione tra i reati, lo condanna alla pena di 10 anni e 4 mesi di reclusione. Letto l'articolo 535 codice di rito, condanna i suddetti imputati al pagamento delle spese processuali, nonché quelli tra essi sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere, al pagamento delle spese di mantenimento custodiale. Letti gli articoli 29 e 32, 32 ter e 32 quater codice penale. Dichiara Balsebre Nicola Franco, Basile Pasquale, Jacopo Agostino, Montaspro Riccardo, Noscito Mario, Pugliese Francesco Paolo, Polignano Angelo Silvio, Servidio Cantigno, Sollazzo Alvaro, Stummo Mario, Zaccaro Marco e Zito Giuseppe, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed interdetti legalmente durante l'espiazione della pena, nonché incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di un anno e 6 mesi. Dichiara Biondi Giuseppe, Blois e Vincenzo, Lamberti Corrado, Occhiuzzi Eugenio, Tancaro Rodolfo, interdetti dai pubblici uffici per la durata di 5 anni. Letto l'articolo 32 quinquies codice penale, dichiara l'estinzione del rapporto di impiego intercorrente tra Biondi Giuseppe, Blois e Vincenzo ed il comune di Scalea. Letti gli articoli 417, 216 e seguenti del Codice Penale, 71 del Decreto Legislativo 159-2011, applica nei confronti di Servidio Cantigno la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno e nei confronti di Stummo Mario, Noscito Mario, Basile Pasquale, Zito Giuseppe, Montaspro Riccardo, Zaccaro Marco, Sollazzo Alvaro e Jacopo Agostino la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno. Letti gli articoli 163 e seguenti e 175 codice penale, concede a De Luca Francesco i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, e a Barbarello Pierpaolo i benefici della sospensione condizionale della sola pena detentiva e della non menzione della condanna. Letti gli articoli 12 sexies, decreto legge 92-306, convertito nella legge 92-356 e 240 codice penale, in ragione dell'esclusione dell'aggravante dell'articolo 7 del decreto legge 152 del 91, ordina l'immediata restituzione di quanto sequestrato in danno di Barbarello Pierpaolo. In ragione della riqualificazione del reato di cui al capo 18 quinquies, ordina la restituzione di tutto quanto sequestrato in danno di De Luca Luigi. Ordina la confisca dei rimanenti beni sequestrati in danno degli altri imputati condannati.
Letti gli articoli 538 e seguenti, codice di rito, condanna Balsebre Nicola Franco, Basile Pasquale, Jacopo Agostino, Lamberti Corrado, Montaspro Riccardo, Nocito Mario, Occhiuzio Eugenio, Pancaro Rodolfo, Pugliese Francesco Paolo, Polignano Angelo Silvio, Servidio Cantigno, Stummo Mario, Sollazzo Alvaro, Zaccaro Marco, Zito Giuseppe, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore delle parti civili, Regione Calabria e Comune di Scalea, che liquida in euro 80.000 per ciascuna parte civile, oltre a interessi legali dalla data odierna al soddisfo. Condanna altresì tutti i suddetti imputati al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalle predette parti civili, che si liquidano per ciascuna in euro 2.225,25 per onorario, comprese spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge. Condanna Montaspro Riccardo e Stummo Mario al risarcimento del danno in favore della parte civile Campilongo Mauro, che liquida in euro 4.000 quanto a Montaspro Riccardo e in euro 8.000 quanto a Stummo Mario, oltre a interessi legali dalla data odierna al soddisfo. Condanna altresì i suddetti imputati al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla predetta parte civile, che si liquidano in euro 3.167,10 per onorario, comprese spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge. Condanna in solido tra loro Occhiuzio Eugenio e Stummo Mario al risarcimento del danno in favore della parte civile Rotondaro Nunzio, che liquida in euro 15.000, oltre a interessi legali dalla data odierna al soddisfo. Condanna Servidio Cantigno al risarcimento del danno in favore della parte civile Rotondaro Nunzio, che liquida in euro 8.000, oltre a interessi legali dalla data odierna al soddisfo. Condanna altresì i suddetti imputati al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla predetta parte civile, che si liquidano in euro 3.167,10 per onorario, comprese spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge. Condanna in solido tra loro Stummo Mario e Sollazzo Alvaro al risarcimento del danno in favore della parte civile Fazio Francesco Maria, da liquidarsi in separata sede. Condanna i predetti a titolo di provvisionale provvisoriamente esecutiva al pagamento in favore della parte civile Fazio Francesco Maria, che liquida in euro 10.000, oltre a interessi legali dalla data odierna al soddisfo. Condanna altresì i suddetti imputati al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla predetta parte civile, che si liquidano in euro 3.167,10 per onorario, comprese spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge. Condanna Balsebre Nicola Franco, Barbarello Pierpaolo, Basile Pasquale, Polignano Angelo Silvio e Pugliese Francesco Paolo, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore della parte civile Geoambiente SRL, da liquidarsi in separata sede. Condanna altresì i suddetti imputati al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla predetta parte civile, che si liquidano in euro 3.167,10, comprese spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge. Rigetta l'azione civile esperita da Campilongo Mauro nei confronti di Basile Pasquale. Letto l'articolo 530,2 codice di rito, assolve Amato Antonino dai reati di cui ai capi 12 e 22 perché il fatto non sussiste e dai reati di cui ai capi 3 e 5 per non avere commesso il fatto. Assolve Crisciti Santino Pasquale dal reato di cui al capo 11, riqualificato quale reato di cui agli articoli 110, 322, ultimo comma, e 7 decreto legge 152 del 91, per non avere commesso il fatto. Assolve Crisciti Santino Pasquale, Forestieri Giuseppe, dal reato di cui al capo 12, perché il fatto non sussiste. Assolve Biovenzio Luigi, Ciancio Maurizio, Manco il Garino, Manco Pino, Vaccaro Antonio dai reati a ciascuno di essi ascritti per non avere commesso il fatto. Assolve Basile Pasquale ed Oliva Giovanni dal reato di cui al capo 9 perché il fatto non sussiste. Assolve Blois e Vincenzo dal reato di cui al capo 22 perché il fatto non sussiste. Assolve De Luca Luigi dei reati di cui ai capi 1, riqualificato nell'ipotesi tentata per non avere commesso il fatto, e 18 perché il fatto non sussiste. Assolve Jacopo Agostino dal reato di cui al capo 10 perché il fatto non sussiste.
assolve Pancaro Rodolfo dal reato di cui al capo 21 per non avere commesso il fatto. Assolve Sollazzo Alvaro dal reato di cui al capo 3 per non avere commesso il fatto. Assolve Stummo Mario dal reato di cui al capo 19 bis per non avere commesso il fatto. Letto l'articolo 529 codice di rito, riqualificato il fatto di cui al capo 17 nel reato di cui all'articolo 581 codice penale, dichiara non doversi procedere nei confronti di De Luca Luigi per tardività della querela. Riqualificato il fatto di cui al capo 18 bis nel reato di cui all'articolo 393 codice penale, dichiara non doversi procedere nei confronti di De Luca Francesco per mancanza di querela. Riqualificato il fatto di cui al capo 18 ter nel reato di cui agli articoli 56 e 393 codice penale, dichiara non doversi procedere nei confronti di De Luca Francesco per mancanza di querela. Riqualificato il fatto di cui al capo 18 quater nel reato di cui agli articoli 110, 56 e 393 del codice penale, dichiara non doversi procedere nei confronti di De Luca Luigi e De Luca Francesco per mancanza di querela. Riqualificato il fatto di cui al capo 18 quinques anche nel reato di cui all'articolo 594 codice penale, dichiara non doversi procedere nei confronti di De Luca Luigi e De Luca Francesco per mancanza di querela. Letto l'articolo 300,4 codice di rito, dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare applicata a De Luca Luigi e per l'effetto ne ordina l'immediata liberazione se non detenuto per altro. Letto l'articolo 323 codice di rito, ordina la restituzione immediata di tutti i beni sequestrati in danno di Amato Antonino. Letto l'articolo 207 codice di rito, ordina la trasmissione alla procura in sede dei verbali di udienza in cui hanno deposto Lanuara Roberto, Maratia Pasquino, Nedita Angelo e Nicodemo Ferdinando in ordine al delitto di falsa testimonianza. Ordina altresì, per quanto richiesto dal pubblico ministero, la trasmissione alla procura in sede dei verbali di udienza in cui ha deposto Campilongo Mauro in ordine al delitto di calunnia in danno dei carabinieri di Scalea. Letti gli articoli 304,1 lettera C e 544,3 codice di rito, fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione e sospende durante il suddetto periodo il termine di custodia cautelare applicata agli imputati.